L'aritmetica di Peano è la teoria usualmente impiegata per descrivere i numeri naturali e le loro proprietà. Essa è basata sulla segnatura standard dell'aritmetica, ovvero una sola sorta, quella dei naturali, la costante zero, la funzione successore e le due funzioni somma e prodotto, con l'unica relazione data dall'uguaglianza. L'aritmetica di Peano è composta da una serie di assiomi divisi in gruppi ed è interpretata nella logica classica al primo ordine. La stessa identica teoria composta dai medesimi assiomi, quando venga interpretata nella logica intuizionista al primo ordine, è detta aritmetica di Hunting. Nonostante siano sintatticamente identiche, le loro interpretazioni sono molto differenti. Ad esempio, nell'aritmetica di Peano è possibile dimostrare l'esistenza di funzioni non calcolabili. Al contrario, nell'aritmetica di Hunting, ogni funzione che può essere provata a esistere è anche calcolabile, e questo avviene a causa della natura del sistema logico impiegato. L'aritmetica di Peano è basata sulla segnatura standard per la teoria dei numeri naturali che abbiamo visto tante volte. La ripetiamo qui per completezza dell'esposizione. La segnatura ha una sola sorta, normalmente indicata con la N come nella slide, e che denota, almeno nelle nostre intenzioni, ovvero nel modello standard, i numeri naturali. È composta da quattro simboli di funzione, il primo dei quali è la costante zero, che nel modello standard denota il numero zero. È composta dalla funzione S da n in n, che nel modello standard denota la funzione successore. Dato x, calcola x più 1. Ed è composta, infine, da due funzioni binarie, le quali vanno quindi da n per n in n, le quali sono generalmente indicate come somma e prodotto, e nel modello standard identificano l'addizione e la moltiplicazione di numeri naturali. Infine, vi è una singola relazione binaria che è l'uguaglianza, la cui interpretazione è fissata dato che questo avviene dentro la logica classica al primo ordine, in cui abbiamo convenzionalmente stabilito che ogni qualvolta vi sia l'uguaglianza, questa venga interpretata necessariamente nella relazione diagonale. Il primo gruppo di assiomi ha come scopo definire i numeri naturali. Gli assiomi sono soltanto due e sono per ogni x, per ogni y. Se S di x è uguale a S di y, allora x è uguale a y. E per ogni x, il successore di x è diverso da 0. La loro interpretazione è molto semplice di prima battuta. Il primo assioma ci dice che la funzione S, il successore, è una funzione iniettiva. Il secondo assioma ci dice che 0 non è il successore di nessun numero naturale. L'idea che sta dietro questi due assiomi è che i numeri naturali sono gli elementi dell'algebra libera generata da 0 ed S. L'algebra libera si costruisce combinando in ogni modo possibile i simboli dell'algebra rispettando il loro tipo. Di conseguenza, essenzialmente, i numeri naturali sono 0, il successore di 0, il successore del successore di 0,
il successore del successore del successore di Zero e così via. Questo significa che i numeri naturali in questa rappresentazione sono scritti seguendo la notazione unaria e sono naturalmente provvisti di una struttura di ordine totale con minimo. Sostanzialmente la struttura d'ordine è data dal fatto che 0 è il minimo di tutti i naturali e il numero n è minore del numero m se essenzialmente n scritto nella notazione unaria contiene, per dirla in modo semplice, meno s di quante ne contenga m. Il secondo gruppo di assiomi definisce la somma e la moltiplicazione. Esso è composto da due coppie di assiomi. La prima coppia definisce la somma attraverso gli assiomi che possiamo leggere nella slide. Il primo assioma afferma che 0 più x uguale ad x per ogni x. Il secondo assioma afferma che s di x più y è uguale al successore di x più y. In modo molto simile, il prodotto è definito come 0 per x uguale a 0 e il successore di x per y è uguale a x per y più y. Osservando bene queste due coppie di assiomi, è opportuno sottolineare la natura induttiva di questa definizione. Esse, in effetti, ci permettono di calcolare la somma o di calcolare il prodotto facendo essenzialmente induzione sul primo argomento. Il terzo ed ultimo gruppo di assiomi è in realtà uno schema, ovvero una infinità di assiomi, uno per ogni formula A. Come possiamo vedere nella slide, lo schema essenzialmente codifica l'induzione. Se vale A in cui 0 sostituisce x e per ogni x, A di x implica A di s di x, allora A vale per ogni x. L'idea, smontando la struttura della formula, è esattamente formalizzare la solita induzione sui naturali. Se A vale per 0 e, assumendo che A valga per x, riusciamo a dimostrare che A vale su s di x, allora A vale per ogni x naturale, esattamente la solita induzione. Quello che noi vogliamo fare da adesso in avanti è inusuale. Noi vogliamo rappresentare le entità di cui tratta l'aritmetica, quindi i numeri, le funzioni, le relazioni, le formule e le dimostrazioni, all'interno dell'aritmetica di Peano. In altre parole, vogliamo internalizzare il calcolo che nasce dalla teoria dell'aritmetica di Peano all'interno dell'aritmetica stessa. Codificare un numero naturale all'interno dell'aritmetica di Peano è molto semplice. Definiamo come numerale il seguente concetto. Dato un numero n naturale, il suo numerale, che rappresenta il numero n, è definito come il numerale di 0 è esattamente la sequenza di simboli composta dal solo 0 e il numerale di n più 1 è la sequenza di simboli composta da s e dalla sequenza di simboli che rappresenta il numerale per n. Una relazione su n a k elementi
è rappresentabile nell'aritmetica di Peano se e solamente se esiste una formula φ tale per cui se n1nk appartiene alla relazione, allora l'aritmetica di Peano dimostra φ sul numerale di n1 e sul numerale di nk. Al contrario, se n1nk non appartiene ad R, allora l'aritmetica di Peano dimostra non φ sul numerale n1 e sul numerale nk. Useremo il simbolo indicato nella slide per significare dimostrabile nell'aritmetica di Peano. Poiché ogni funzione da nk in n è anche una relazione, e precisamente la relazione è composta dalle n-uple n1nk, tale per cui m è uguale a f su n1nk, una funzione è rappresentabile se e solamente se la sua relazione associata è rappresentabile. Un sottoinsieme dei numeri naturali è rappresentabile nell'aritmetica di Peano se la sua funzione caratteristica lo è. Un primo semplice fatto che possiamo dimostrare è che se due relazioni P e Q a K posti sui naturali sono entrambe rappresentabili nell'aritmetica di Peano, lo sono anche la loro negazione, la loro congiunzione e la loro disgiunzione. Poiché P e Q sono per ipotesi rappresentabili, vorrà dire, seguendo la definizione di rappresentabilità, che esse sono rappresentate da due formule φ di P e φ di Q rispettivamente. Quindi n1nk appartiene a non P se e solo se n1nk non appartiene a P per definizione di negazione di una relazione. Perciò non φ di P rappresenta non P, in quanto non φ di P applicato a n1nk è esattamente uguale a φ di P di n1nk, in quanto stiamo lavorando nella logica classica. Anche n1nk appartiene alla congiunzione di P e Q se e solamente se n1nk appartiene a P e anche n1nk appartiene a Q. Quindi la congiunzione è rappresentata dalla formula φ P and Q che è uguale a φ di P and φ di Q. In modo assolutamente analogo, φ di P or Q, cioè la rappresentazione della disgiunzione di P e Q, è esattamente φ di P or φ di Q, in un modo estremamente naturale. È possibile dimostrare che tutte le funzioni calcolabili sono rappresentabili nell'aritmetica di Peano. Come corollario molto semplice, ne consegue che tutti gli insiemi ricorsivi, ovvero gli insiemi la cui funzione caratteristica sia calcolabile, e le relazioni ricorsive sono rappresentabili nell'aritmetica di Peano. È assolutamente fondamentale notare che la dimostrazione, per quanto sia complessa, è costruttiva. Data una funzione f calcolabile, la dimostrazione fornisce un metodo completamente algoritmico per costruire la formula che rappresenta f. Omettiamo la dimostrazione in quanto è alquanto lunga e piuttosto complessa e si avvale di un uso piuttosto raffinato dell'aritmetica che esula dagli obiettivi di questo corso.
con questi strumenti siamo in grado di codificare il linguaggio dell'aritmetica di Peano all'interno dell'aritmetica stessa, quindi trasformare gli oggetti di cui l'aritmetica di Peano tratta in numeri, o meglio ancora in numerali. Per semplicità assumeremo che l'insieme delle variabili sia esattamente gli insiemi degli x con i appartenenti ad n. Questa è esclusivamente una convenzione la quale non crea nessuna difficoltà, ma ci consente di individuare una variabile solamente mediante il suo indice nella famiglia V. Per codificare i termini nel linguaggio dell'aritmetica come numeri naturali ci avvaliamo di una funzione di codifica che è detta codifica di Gödel G. La funzione di codifica è definita come si può leggere nella slide. La parte importante di questa codifica non è tanto la definizione esatta, ma il senso, il metodo di costruzione della codifica stessa. La codifica è fatta usando come rappresentazione per un termine un prodotto di numeri primi eventualmente elevati ad una qualche potenza maggiore o uguale ad 1. Grazie al teorema che afferma che i numeri naturali ammettono un'unica fattorizzazione in numeri primi, G è calcolabile, il che è evidente, siamo in grado di calcolare le moltiplicazioni e le esponenziazioni, ma soprattutto grazie a questo teorema G è iniettiva e soprattutto G alla meno 1 è calcolabile. Qualche commento è necessario per comprendere come sia stata costruita questa codifica. Ogni codice, quindi ogni numero che rappresenta un termine, è della forma 2 per n con n dispari. In altre parole, le codifiche dei termini sono tutti numeri pari in cui il fattore 2 compare con l'esponente 1. L'esponente del fattore 3 ci dice se un termine è 0, una variabile, un successore, una somma o una moltiplicazione. In altre parole, l'esponente del fattore 3 ci dice a quale famiglia tra le possibili il termine appartiene. I parametri di un termine, ovvero l'indice della variabile, l'argomento del successore o gli argomenti della somma e della moltiplicazione, sono gli esponenti dei fattori 5 e 7. E precisamente l'esponente del fattore 5, quando vi sono due argomenti, rappresenta il primo argomento, mentre l'esponente del fattore 7 rappresenta il secondo argomento. Intuitivamente, essendo questo tipo di codifica meccanica, quindi calcolabile, è possibile scrivere una formula nell'aritmetica di Peano che vale se e solamente se il suo argomento è il codice di un termine. Tutto ciò può essere formalizzato mostrando che l'insieme dei codici dei termini è ricorsivo. In tal modo, il teorema che afferma che ogni funzione calcolabile è rappresentabile e che ogni insieme ricorsivo è rappresentabile ci fornisce il risultato desiderato. È evidente che questa formula sarà una formula molto complessa. Tuttavia non è importante mostrarla effettivamente, è importante sapere che i risultati enunciati in precedenza ci garantiscono la sua esistenza effettiva, che sia effettivamente costruibile.
ci basta sapere che c'è, non ci importa vedere esattamente come sia fatta. In un modo molto simile possiamo estendere G alla funzione di codifica di Gödel sulle formule. Essenzialmente questa codifica è definita per induzione nel modo in cui si può vedere nella slide. Valgono le considerazioni già fatte per la codifica sui termini, ovvero è chiaro che questa codifica è basata sul fatto che la sua immagine è rappresentata attraverso il prodotto di potenze dei numeri primi e di conseguenza, come nel caso dei termini, la codifica G è calcolabile, è iniettiva e l'inversa di G è calcolabile. Vale la pena sottolineare che la particolare scelta che noi abbiamo fatto nella codifica per le formule mostra che ogni codice di una formula è della formula di 2 alla seconda per n. In altre parole, ogni codice di una formula è divisibile per 4, ma non per qualsiasi potenza superiore di 2. Questo ci consente di separare i codici dei termini da quelli delle formule, semplicemente guardando l'esponente del fattore 2. Esattamente come nel caso dei termini, l'esponente del fattore 3 ci identifica a che famiglia di formule una formula appartenga. Quindi l'esponente del fattore 3, ad esempio, ci dice se stiamo parlando di una formula il cui connettivo principale è una congiunzione, una disgiunzione, una negazione o un'implicazione, ad esempio. Come nel caso dei termini, i parametri della formula sono gli esponenti dei fattori 5 e 7, nell'ordine, esattamente come nel caso dei termini. Ancora una volta, è assolutamente chiaro che è possibile scrivere una formula nell'aritmetica di Peano che dice che il suo argomento sia il codice di una formula. Questo avviene in quanto, in base ai risultati precedenti, non è difficile dimostrare che l'insieme dei codici delle formule è un insieme ricorsivo e, in tal modo, l'enunciato 21.5 fornisce il risultato che ci serve, cioè la formula che rappresenta l'insieme delle formule. Ancora una volta, non è significativo scrivere esplicitamente questa formula, che risulterà molto lunga e complessa, ma la parte importante è che siamo garantiti che essa esiste. Un passaggio tecnico per prepararci alla codifica delle dimostrazioni è poter codificare le sequenze finite n1nk di numeri naturali. A questo scopo estendiamo la funzione di codifica di Gödel G alle sequenze finite e precisamente diciamo che la codifica della sequenza n1nk è 2 alla terza per il prodotto dei primi numeri primi a partire da 3 elevati alla potenza del iesimo elemento della sequenza. È assolutamente chiaro che la funzione di codifica è computabile, iniettiva e la sua inversa è calcolabile, per i motivi già definiti per la codifica dei termini e per la codifica delle formule. Allo stesso modo, i codici delle sequenze sono separati dai codici delle formule dei termini e l'insieme dei codici delle sequenze può essere rappresentato al solito calcolando la rappresentazione attraverso l'enunciato 21.5. Il senso di codificare le sequenze è semplicemente quello di riportare
la sequenza negli esponenti dei numeri primi a partire da 3 in avanti. Questo tipo di codifica non rappresenta esattamente una funzione nel modo in cui siamo abituati a scrivere. Infatti, se noi proviamo a definire il dominio di G, dovremmo definire il dominio di G come n alla infinito, in quanto noi stiamo considerando sequenze finite ma arbitrariamente lunghe. Tuttavia, questa non è una difficoltà maggiore. Resta il fatto che noi possiamo tranquillamente effettuare questa codifica semplicemente adottando alcuni trucchi. Non andiamo ad esplicitare tutti questi trucchi, appunto perché, come nel caso del rappresentare effettivamente la formula che rappresenta l'insieme dei codici delle sequenze, è irrilevante ai nostri scopi. Ci basta sapere che è possibile e che tale formula esiste, come ci basta sapere che è possibile scrivere la funzione g in maniera formalmente corretta e matematicamente fondata. Come possiamo facilmente attenderci, la funzione di codifica di Gödel g viene facilmente estesa anche alle dimostrazioni seguendo la struttura induttiva della definizione di queste. È chiaramente una definizione piuttosto lunga che lasceremo scorrere in questa e nelle slide successive. Conclusione di questa lunga definizione, abbiamo alcuni veloci commenti da fare. Il primo commento è che in realtà abbiamo commesso appositamente un microerrore. È un errore non importante che non inficia la definizione, ma è semplicemente stato commesso appositamente per semplificare la definizione stessa è per rendere più facile e agevole la lettura. In particolare, noi abbiamo usato la funzione di codifica di sequenze applicandola anche a elementi e di i che non sono numeri. In questo caso è opportuno ricordare che una codifica avviene esclusivamente sui numeri quando l'oggetto da codificare è una sequenza. Di conseguenza questa scrittura è da considerarsi una abbreviazione per la ben più pesante G di GDE1, GDEN. Come nei casi precedenti, la funzione G può essere verificata essere iniettiva, computabile, e la sua inversa essere calcolabile. Tutto questo è molto lungo e noioso, ma sostanzialmente non è difficile. Di conseguenza, tra le varie altre cose, possiamo notare che la codifica è stata scritta per facilitare l'estrazione delle varie componenti, così come avveniva per i termini e per le formule. Ad esempio, il codice della conclusione è sempre l'esponente del fattore 13. Non solo, come nei casi precedenti, l'insieme dei codici delle dimostrazioni è separato dai codici dei termini e delle formule e delle sequenze, e
Questo insieme di codici delle prove è un insieme ricorsivo, pertanto rappresentabile. E al solito, come d'altra parte in questo caso è molto facile immaginare, la formula che rappresenta l'insieme dei codici delle prove è una formula molto grande e molto complessa. Ancora una volta ci basta sapere che esiste e può essere davvero calcolata. Per riportare queste codifiche all'interno del linguaggio dell'aritmetica di Peano, definiamo il concetto di numerale. Il numerale di una formula A è definito come S, G di A di 0. Il codice di A scritto nella sintassi unaria dell'aritmetica di Peano. In modo del tutto analogo, il numerale di un termine è definito come S G di T di 0, il numerale di una dimostrazione pi greco è definito come S G di pi greco di 0 e il numerale di una sequenza finita e 1 n è definito come S di G e 1 n di 0. L'idea di fondo di avere i numerali e in fondo di effettuare tutto questo lungo lavoro di codifica consiste nel fatto che possiamo internalizzare gli oggetti che adottiamo quando parliamo dell'aritmetica all'interno dell'aritmetica. Precisamente possiamo in modo indiretto parlare di una formula oppure di un termine, di una dimostrazione o di una sequenza, enunciando la proprietà del suo codice. Fino a che questa proprietà non dipende dal valore specifico, dalla natura del valore, ma dal, tra virgolette, significato del codice, questo è un modo perfettamente ragionevole di procedere. In analogia con quanto si fa in informatica, in effetti, noi quando programmiamo un computer usiamo sempre codifiche. Infatti, quanto noi scriviamo in un linguaggio di programmazione ad alto livello non è altro che una codifica che dovrà essere decodificata in linguaggio macchina, l'unico oggetto eseguibile dalla CPU di un calcolatore.